Benvenuti a questo primo incontro sul tema orto e giardino. Il tema ci è apparso mentre visitavamo la cittadina di Orta San Giulio e abbiamo scoperto che lo stemma è un orto sconcluso. Allora ci siamo chiesti, ma che parola latina è questa e che cosa vuol dire? E abbiamo deciso quindi di fare una nostra ricerca che adesso mettiamo a disposizione attraverso questa nostra chiacchierata. Abbiamo diviso questa ricerca in quattro parti. Ogni parte ha come cappello introduttivo una coppia di parole. La coppia di parole di oggi è cultura e cultura. Cioè, iniziamo con quello che è, diciamo, l'essenza materiale di un orto, di un giardino, che richiede comunque di essere coltivato. E richiede anche una cultura tecnica e non solo tecnica. Allora, la prima immagine che a me è venuta parlando di cultura e cultura, naturalmente, è un'immagine di un libro, perché io sono pigro, non mi piace scavare per fare il giardino, per fare l'orto, ma mi piace di più coltivare la passione del leggere e la passione di acculturare. Quindi è stato il libro. Allora, mi piacerebbe sapere dai miei due compagni di avventura qual è l'immagine che da Quito gli si è presentata davanti. Paolo, ci sei Paolo? Sono qua. Bene, Paolo, Sì, tu. l'immagine che io sono andato un po' a meglio identificare è l'orto del monastero, Camaldoli, tanto per intenderci. Camaldoli, perfetto. Davide invece. La tua immagine guida. La mia, sai, è stata un po' come per Paolo, è stato un luogo più che altro. Appena ho Un pensato luogo. giardino, cultura, coltura, non potevo che non andare ai giardini Borromeo sulle isole. Perfetto. Allora, quindi siamo partiti dall'isola di San Giulio, continuiamo a essere su un'isola, anche perché io ho scoperto un libro di un autore che si chiama Strabo, che era un monaco, guarda caso, che ha vissuto su un'isola. E quindi lui si è dedicato al giardinaggio. Attenzione, però, si è dedicato al giardinaggio in una maniera laica, senza nessuno scopo religioso. E ha scritto questo poemetto da letterato, non da religioso, in cui trafonde quella che è la sua esperienza di scavatore, di lottatore con le talpe che volevano portargli via i tuberi da sottoterra e di, come dire, utilizzatore di quello che erano i prodotti che lui riusciva ad ottenere con grande fatica. Quindi abbiamo, però, abbiamo, è interessante perché noi abbiamo identificato tre tipologie di ortus conclusus, dietro al quale possiamo leggere giardino, orto, che sono due, come dire, componenti che possono essere distanti uno dall'altra, ma possono anche coincidere. Il mio è l'orticello di un singolo giardiniere, quello di Paolo è l'orto monastico e quello di Davide è il giardino, diciamo, faraonico. Posso dire faraonico, Davide? Sì, anche Sì. perché la funzione bene o male è quella. Sai che cosa stavo pensando? Tra di noi, poi magari potrebbe essere il punto di un'altra chiacchierata. Siamo partiti tutti abbastanza in là col tempo, cioè 850, con l'epoca più o meno di Carlo Magno, 800-850, Paolo è nel Medioevo, io sono nel 600, però il grosso, il giardino inteso come hortus nasce in epoca romana. E continua a mantenere però la stessa funzione, ad esempio, del 600, quindi quella di ricchezza e di, passami il termine, ostentazione della ricchezza e del potere, anche se bisognerebbe parlarne un attimo. Sì, no, Certo. è vero, addirittura ancora in epoca pre-romana, perché i giardini di Babilonia, i giardini di Persia, no? Ricordiamoci, addirittura a un'epoca ancora prima, cioè il giardino è sempre stato un luogo conviviale o di trasmissione del sapere, secondo me. Allora, siccome voi continuate ad andare indietro, io vado ancora più indietro. E vi dico che il primo giardino era, sarò banale, ma comunque
il giardino dell'Eden, che è lontanissimo. Però dove questo... anche lì c'è cultura, perché c'era la mela famosa. Molta cultura, ecco, c'è la mela, eccetera, eccetera. Ma questo mi dà il destro per passare la palla a Paolo, che ha parlato di giardino monastico, quindi ci sta con il giardino dell'Eden, visto che siamo su un territorio religioso. Cosa ci dici, sì, Paolo, del tuo giardino monastico? Sì, siamo in un territorio religioso o di simbologia. Cioè, quello che è interessante notare nel giardino monastico è che il giardino è fatto anche per le esigenze del monastero, cioè coltivare gli ortaggi per la mensa e le erbe officinali per la farmacia, piuttosto che le piante, i fiori ornamentali per la chiesa. Ma con una grande raffigurazione del racconto biblico, cioè proprio l'essere quadrato, per esempio, l'essere circondato da muricioli, è un richiamo continuamente a un qualche cosa, alla pianta, per esempio, della Gerusalemme celeste, il fatto di essere quadrati, dentro al centro un albero, che rappresenta ovviamente l'albero della vita, e quindi un rimando all'Eden. Addirittura una fontana o un pozzo al suo centro, simbolo della sorgente della suprema conoscenza, diciamo così, e da cui sgorgono i quattro fiumi, dove in Genesi sono indicati addirittura i nomi dei quattro fiumi. Sì, però è un bel passaggio che si avviene, perché ad esempio, Paolo, il giardino che hai spiegato tu, no? Diciamo anche quello che rientra dentro in quello monastico, che poi è anche una trasposizione dell'Eden, come ci viene raccontato nella Bibbia, è io entro all'interno del giardino e in qualche modo vengo illuminato dalla cultura o dalla conoscenza o da, se vogliamo, anche la divinità. I giardini poi però diventano il contrario, cioè non sono, cioè diventano una rappresentazione di me stesso. Cioè sono io quello colto, quello che ha fatto una ricerca, quello che magari è anche appassionato di botanica, di estetica in generale, di architettura, e sono io il creatore del mio giardino. Quindi divento una sorta di... cioè il giardino seicentesco piuttosto che il giardino rinascimentale diventano... il centro di questo giardino diventa l'uomo, non più quello che l'uomo può ottenere. Certo, è quello che mi ha detto il libro che io ho letto, che pur essendo stato scritto 1200 anni fa, contiene ancora oggi quella che è l'essenza per l'individuo che coltiva il giardino. Tu hai parlato di conoscenze, sapere, no? Conoscenze, allora, sapere. Bisogna sapere dove lo faccio il giardino e se il suolo è adatto a coltivare quello che voglio coltivare. Ma soprattutto ci sono dei saperi che si aggiungono mentre io coltivo il giardino. E questo si chiama il travaso tra coltura materiale e cultura. Secondo il libro che ho letto io, secondo questo Strabo, questa cultura si risolve ad essere la consapevolezza che sto facendo un lavoro sobrio, faticoso, duro, ma che comunque acquisirò dei frutti materiali, ma anche in me stesso. Contribuisce a conoscere me stesso. Come credo, e qui Paolo ci può essere d'aiuto, il monaco conosce se stesso, vero Paolo? Certo. Con l'ora e soprattutto lavora. Sì, non a caso è la regola benedettina che appunto attorno all'anno 1000 comincia a costruire camaldoli lì nei boschi del Casentino, quindi quasi un'isola come il tuo monaco, perché si trova in mezzo a un bosco, quasi a una foresta, e comincia a costruire questi orti che sono legati alle singole celle, le singole cellette dei monaci, proprio perché lì è possibile pregare, conversare con Dio, chiamiamolo così, non so se si può chiamare il conversare intimamente con Dio, ma il pensiero del monaco va a Dio, e lavorare. L'importanza anche di lavorare,
perché il lavorare fa sì che l'accidia, peccato gravissimo nel Medioevo, per esempio, no? Possa cogliere il monaco. Ecco, perché con l'ozio ci sono, mentre i latini vedevano nell'ozio una cosa estremamente benefica per la cultura medievale, l'oziare fa venire i cattivi pensieri. Quindi, e il giardino quindi diventa uno specchio dell'animo da cui si trae il giovamento spirituale, ma anche fisico, ed è il simbolo, lo torno a dire, di quella dimensione ideale che era il paradiso terrestre, l'Eden. Sì, però permettimi di dire che dopo questa immagine fortunatamente si ritorna all'ozio, perché ad esempio sto pensando ai giardini dell'Isola Madre che, a differenza di quelli dell'Isola Bella, sono strutturati in modo tale che siano un luogo ameno di piacere, puro e semplice piacere privato o con pochi intimi. Quindi sì, per ottenerli ci vuole un lavoro che va al di là della stessa possibilità umana, perché è talmente grande che ci vogliono più persone. Però il suo scopo principale torna ad essere l'ozio, quindi il piacere di per sé. Non ha più quella funzione prettamente pratica del non peccare, che è andata bene per un'epoca abbastanza lunga, perché quasi 1000 anni poi sono stati, però è una bella forma ciclica che ritorna, via via sempre arricchito, non solo di piante, ma anche appunto di visioni diverse, quindi di culture diverse, no? Sì. No, prego Sergio, dopo no, c'è una concordanza su quello che stiamo dicendo, anche per quanto riguarda il mio Strabo, perché anche lui dice: se tu, caro giardiniere, o caro uomo, coltivi il giardino, combatti l'ozio e combatti l'accidia e non fai altro che andare sulla strada delle virtù. E qui Davide mi ha anticipato, perché a me è venuto in mente quel pensiero che tu hai detto. Ma se io vado a visitare i giardini rinascimentali, ci vado perché voglio oziarci dentro, sentire i profumi e godermi l'estetica. L'estetica. A proposito di estetica, è importante l'estetica sia nell'orto che nel giardino. Come si ottiene l'estetica? Allora, il mio autore lo dice da queste indicazioni. Ricordatevi che io sto parlando di un orticello, quindi è molto facile da gestire. L'estetica si ottiene collocando a ragion veduta quelli che sono le piante e i fiori all'interno di questo spazio e utilizzando quelle che sono le proprietà di queste piante e di questi fiori per dare un concetto estetico, che è comunque un concetto di bello, perché Strabo insiste anche su questo. La bellezza, deve esserci la bellezza in quello che è l'orto, non deve essere soltanto funzionale agli appetiti della carne o alle necessità medicinali. Davide, cosa dici di questa estetica del giardino? Ma sai che cosa? Beh, tutte le volte, comunque, l'estetica di per sé rimane legata all'utilità. Cioè, come dici tu, non esiste di per sé l'estetica del bello per il bello. Cioè, è come se io dovessi piantare delle azalee perché in qualche modo mi possono essere utili. Adesso non so se può essere utile a qualcosa un'azalea, magari per preparare un infuso che fa venire il mal di pancia, degli antipatici, non lo so. Però cioè, c'è sempre questa funzionalità. Dobbiamo aspettare un'altra epoca dove, a ben pensare, dopo si dividono queste cose. Perché ad esempio ci sono mode diverse, un giardino inglese può nascere anche solo ed esclusivamente per il piacere mio personale, per la mia soddisfazione personale, che poi posso in qualche modo io condividere con chi voglio. Dopo ci possono nascere, ad esempio, penso all'Isola Bella, un giardino all'italiana, che nasce con una funzionalità, quella di strabiliarti e farti in qualche modo succube della mia promozione, ok, sociale, personale e di conseguenza anche economica, perché è un giardino più che altro di rappresentanza.
Però ecco, è il gioco che si viene a sviluppare in un modo molto interessante, cioè quello dove la necessità di chiudersi in un orto, in un giardino, c'è sempre. Ma andiamo anche a pensare che comunque sia anche l'orto medievale, secondo me, l'orto monastico di cui ci parlava Paolo, tra i vari monasteri c'era una bella rivalità di chi aveva l'orto più bello, e di chi faceva le melanzane più belle, più interessanti, proprio anche più grandi. E quindi c'è sempre questo aspetto personale all'interno degli orti, appunto perché c'è la cultura mia. Okay? Quindi io devo far vedere in qualche modo che sono più bravo perché lo so gestire meglio. E la cultura tua, che si esprime in una forma artistica, no? Qualunque essa sia, si esprime anche nella forma del giardino. Cioè, c'è poi un momento storico sullo quale poi potremmo anche tornare, perché è molto importante e va a coinvolgere anche un grande pensiero filosofico. C'è un certo momento storico in cui il giardino monastico e il giardino in generale, da piccolo Eden e da canto verso la creazione, si trasforma, fa un'ascesi materiale e lascia il posto allo sfoggio dell'estetica e della bellezza. Pare un salto verso la mondanità, verso la vanità della mondanità. Ma a ben vedere non è proprio quello. È anche quello un modo di lodare il creato, la bellezza del creato, e di cantare lodi al creatore. È la stessa cosa. Il bello in quanto bello, ha detto prima il Davide. Beh, il bello quanto bello tira fuori San Tommaso, per esempio. San Tommaso d'Aquino mette la corrispondenza tra la verità e il bello. Il sillogismo di San Tommaso, la proporzione aurea di San Tommaso si trova anche qua, cioè nel fare un bel giardino, un tutt'uno tra pensiero e cosa pensata, tra pensiero e oggetto, logos res, forma, contenuto, dottrina, retorica, estetica, fede. Questo è quanto, in breve, quello che mi è venuto in mente sentendo appunto questa esposizione di Davide. Ecco, allora io mi ricollego al contenuto e forma. E penso al mio giardiniere che mi è apparso da questo poemetto di Strabo, e che a un certo punto ha i suoi prodotti e quindi si accorge che i suoi prodotti. E questo è il sapere che lui ha acquisito durante la coltivazione, ma anche andando a vedere i libri, perché le piante medicinali le deve conoscere. Allora, che con forma e contenuto. Benissimo. Faccio l'esempio tratto dal poemetto dell'erba ruta. Allora, che cos'è l'erba ruta? Noi la conosciamo perché la vediamo all'interno di una bottiglia di grappa quando andiamo in montagna. Ma non ci rendiamo conto dove cresce. Pensiamo che cresca lì dietro il rifugio dove siamo arrivati con fatica. Ma l'erba ruta, secondo questo poemetto, è importantissima. Perché? Prima di tutto è un'erba che mi permette nel mio orticello, nel mio appezzamento, di gestire una macchia verdissima, quindi da un punto di vista estetico. Poi mi permette, attraverso le foglie anguste, di fare un gioco di ombra e penombra. E poi mi permette di, come dire, di cogliere un qualcosa che mi dà una erba medicinale. Ma mi fermo un attimo qua. Contenuto e forma. Finora ho parlato di forma. Ombra, penombra e macchia verde. Allora, in questo c'è un qualcosa che mi fa pensare al giardino come a un dipinto, che mi fa pensare al giardiniere come un pittore che ha a disposizione una tavolozza offerta dalla natura, che non sono, che sono colori, ma sono organismi viventi,
che può maneggiare per costruire qualcosa che corrisponde in fondo alla sua creatività. Cosa ne pensate? Sì, si può andare anche oltre questo aspetto, ad esempio, cioè non è semplicemente il pittore, perché sai, il pittore tutto sommato, soprattutto se prendiamo l'aspetto il punto di vista dell'arte figurativa, non fa altro che ritrarre un qualcosa che ha visto. Ok, quindi come se io nel mio giardino mi limitassi in qualche modo a ricreare un aspetto che io ho già visto. Addirittura si può andare ben oltre, cioè si può arrivare a parlare di architetti, del cosmo, perché io parto da una massa informe che è un isolotto piuttosto di un campo più o meno grande che uno può avere a disposizione, lo plasmo a mio piacere. Poi dipende sempre dalle capacità economiche che uno ha, perché se puoi costruire un laghetto, costruisci il laghetto piuttosto che la montagnola, piuttosto che lo spiani tutto, e lì ricrei quasi addirittura la creazione come vuoi tu. Pensa ai giardini botanici. Io vado a prendere tutte le piante in giro per il globo, quelle che mi piacciono, quelle che mi interessano, arrivo addirittura ad acclimatarle in una zona che non è la loro, perché alla fine io ho il mio mondo attorno a me, così come l'ho voluto creare io. Guarda che forse si pecca un attimino anche di superbia, visto che abbiamo parlato della ciglia, dell'occhio, ci sta dentro anche la superbia nei giardini, perché siccome la creazione così com'è non mi piace tantissimo, perché per poter vedere un baobab devo andare fino in Africa, io lo voglio in giardino, creo un giardino, se le conoscenze, se le possibilità me lo permettono, lo creo qui, alle nostre latitudini. Se andiamo a pensare, i giardini botanici sono quello che hanno fatto, sfruttano la natura per poter acclimatare piante diverse, tu ti fai una passeggiata in un giardino e ti giri mezzo mondo. Quindi pensa alle capacità, cioè le possibilità artistiche sono infinite all'interno di un giardino. Dopo devo essere anche un bravo pittore, perché per mettere l'azalea o per mettere i rododendri in modo tale che le macchie di colori siano piacevoli, allora devo avere quella finezza di unire i colori che o ho letto Goethe e mi aiuta a utilizzarli, oppure devo aver visto da qualche altra parte o copiare qualcosa. Quindi è un'arte molto molto elaborata, eh? No, sono d'accordissimo. Scusami Sergio, no, volevo solo aggiungere una cosa, ma no, è brevissimo. Io volevo solo chiamarti in causa, quindi mi hai preceduto. mi sono chiamato da solo in causa. Dicevo questo, giusto, è una forma d'arte. Perché come, torniamo ancora a San Tommaso, ma non solo a lui, ogni forma d'arte, cioè ogni artigiano nell'abilità della propria arte loda il creatore. Con quello che tra il pensiero e l'oggetto creato, insomma, in definitiva. E quindi la stessa cosa anche per il giardino. Il giardino è un campo verde e poi diventa una tavolozza del pittore, e anche il tavolo dell'architetto, perché poi bisogna anche sapere architettare la forma di quello che si vuol dare. Cioè un giardino confuso diventa un qualcosa di inestricabile. Il giardino ha un suo ordine logico. Perché rispecchia appunto la realtà, la perfezione del cosmo, come avrebbe dovuto essere per la creazione. Non per niente il giardino monastico va a richiamare l'Eden, che e doveva essere la terra del latte e miele, cioè doveva essere esattamente la terra dove si viveva benissimo. E quindi lo sforzo nell'anno 1000 era quello di ricreare il giardino dell'Eden. Ovviamente, quando poi con il Rinascimento, cioè, altre istanze, ma pur sempre istanze artistiche e volte al bello della creazione. Sai Paolo, nell'epoca in cui ti stai riferendo tu, tra le altre cose, c'è una grande pensatrice che spesso viene un pochettino messa da parte o della quale si sa molto poco, che è Hildegarda von Bingen. Ne avevamo parlato qualche anno fa anche sulle sue creazioni, sul suo modo di pensare. Addirittura il giardino di Hildegarda von Bingen, che adesso viene presentato ultimamente, ci sono anche alcuni studi, alcune pubblicazioni,
È un mondo incredibile. Pensa che il giardino, visto così come era visto, era il punto di unione tra il cosiddetto macrocosmo e microcosmo. Quindi ci sono io, piccolo essere umano, che sono un microcosmo al mio interno con i miei pensieri, la mia anima, le mie sensibilità. Esiste un macrocosmo che è il creato, che io non posso capire, perché non lo posso capire ancora adesso. Ok, nonostante la scienza che abbiamo, ci sono molti punti da dover ancora capire. E il giardino diventa quel punto di unione tra la mia infinitezza e l'infinità. Quindi diventa proprio una chiave. Purtroppo poi, secondo me, nell'epoca in cui parli tu, la prevalenza della necessità di indottrinare è stata così grande che questa immagine così molto avanzata è stata un po' messa da parte, però. Ragazzi, io vi riporto a terra perché il mio giardiniere ha dei rapporti un po' particolari con il cosmo e vi spiego perché. Uh-huh. Perché coltivando il giardino, insomma, sì, il giardino, i fiori, ma soprattutto l'orto, si rende conto di una cosa. Che deve sottostare ai ritmi naturali, che sono dettati anche dall'influsso del sole e dall'influsso della luna e dall'influsso di quelle che sono le onde cosmiche. Ma lui se ne rende conto soltanto perché lo fa materialmente. Cioè, voglio dire, ci sono dei frutti che crescono soltanto in determinate stagioni, come ci sono delle piante che danno i frutti, alcuni li danno in primavera, e alcuni li danno in autunno, altri in estate. Questo perché la natura ha voluto darci la possibilità di sopravvivere in qualsiasi stagione lei pensa di manifestarsi. Quindi, cioè, è giusto fare questi voli pindarici perché, per esempio, se ho mal di pancia, il mio, come dire, volo pindarico si riduce a prendere quella famosa erba ruta che ho coltivato, me ne faccio una tisana e ho capito che questa erba mi serve per scacciare le tossine che ho in eccesso e con questo vado tranquillo e acquisisco quella serenità, se volete, cosmica, che è il vivere semplicemente e con dei malanni che mi tengono lontano. È il vivere bene. Il vivere bene, certo, che si vive bene all'interno di un giardino rinascimentale, si vive bene all'interno di un giardino monastico, si vive bene all'interno dell'orto piccolo. Cioè, ognuno ha le sue caratteristiche, le abbiamo viste, no? Le abbiamo cercato di percorrere e di sviscerarle. Ma ne abbiamo ancora tre puntate per poterne parlare. Credo che ci sia... Allora, io credo posso dire una cosa? Prima che si chiude il collegamento, è bello quello che hai detto, giustamente, ma anche i monaci su a Camaldoli piantavano le erbe per la farmacia, poi in definitiva. Sì. Perché primo un vivere de inde filosofare. Cioè, prima cerchiamo di star bene. Se ci viene il mal di pancia dobbiamo avere l'erba che cosa, no? Ecco. Se ci viene un gelone durante l'inverno, dobbiamo avere il decotto fatto di una tal erba per forza. Ma intanto che ci siamo, il monaco dice, in quell'epoca, che era anche un'epoca dove bisognava usare molta didascalia, già che ci siamo, mettiamoci qui i simboli della Bibbia, visto che siamo monaci, o no? Ecco, e oltretutto... E questo poi sarà oggetto magari della prossima volta. Chiudiamolo. Ecco perché hortus conclusus, ma perché deve essere chiuso la prossima volta? La prossima Vediamo volta ve lo diremo, la prossima volta, e non anticipiamo, ma diamo un po' di curiosità. E io vorrei concludere brevemente. Siamo partiti da ora. E vorrei ritornare a Orta San Giulio. Mm-hmm. Guarda caso, parliamo di orto e quindi di orto. Perché? Perché sopra Orta c'è il Sacro Monte. Accanto al Sacro Monte
c'è una costruzione che ha un giardino. Questo giardino si chiama il giardino dei semplici, ma è una cosa comune, non soltanto a Orta, ma anche ai monasteri e altri luoghi. Dei semplici, e all'interno di questo giardino ci sono le erbe aromatiche e le erbe curative. Cioè, la semplicità è scesa sulla terra, se vogliamo parlare ancora di cosmo e di universo, è scesa sulla terra e ha dato all'uomo la possibilità di mangiare e di curarsi attraverso la coltura di una coltura che fa bene al corpo, all'anima e allo spirito. Ma non solo questo, Sergio, perché se ci pensi, giusto per concludere, dopo che hai mangiato, dopo che sei stato bene, solitamente la cultura viene facilitata dal fatto che ci sia un buon digestivo, quasi sempre a base di erbe, che arrivano, se poi arriva da qualche piccolo orto concluso, monacale, ancora meglio, perché sono di una qualità fantastica, e ci si ritrova tranquillamente a chiacchierare dopo una buona cena e vengono fuori questi bellissimi boliti dadici. Quindi arriva tutto da lì poi alla fine. Ancora una volta ritorniamo nell'orto. E qual è il metodo migliore di concludere una buona cena se non una bella grappa con la ruta? Va bene, io andrei a berla quasi quasi. Poi. Perfetto, allora ci salutiamo qui e appuntamento a lunedì prossimo, stessa ora, stesso programma, con la seconda puntata. Grazie, arrivederci. Arrivederci ciao, ciao, a tutti. Ciao.